Buonasera ragazzi e benvenuti a un nuovo streaming speciale di MMO.it. Io sono Plinius e per l'occasione oggi seguirò, sono live insomma, per seguire e commentare con voi l'Xbox Game Showcase, che è l'attesa conferenza di Microsoft dedicata al futuro di Xbox e in particolare a tutti i giochi che arriveranno nei prossimi mesi su Xbox Series X e non solo, perché ricordiamo che Microsoft ha attuato questa partnership, questa strategia non di esclusive, ma di giochi che arriveranno contemporaneamente sia su console che su PC. Ovviamente parliamo di console Xbox e Windows 10. Quindi titoli, tutta una serie di titoli molto interessanti e oggi si aspettano le bombe ragazzi. Quindi datemi un feedback audio-video se mi vedete, direi di sì, se mi sentite bene. Io intanto, ragazzi, vado a prendere una cosa perché ho dimenticato un oggetto importante per le live. Quindi arrivo subito, intanto datemi un feedback. Allora, eccoci qua. Allora, avevo dimenticato. Cosa avevo dimenticato? Avevo dimenticato questi, gli occhiali delle profezie. Quindi stasera, in caso di profezie che si avverano, siamo pronti con gli occhiali del profeta, il profeta di MMO.it. No, scherzi a parte, dovrebbe essere tutto a posto. Eccoci qua. Dovrebbe essere tutto a posto. No. Eccoci qua. Dovrebbe essere tutto a posto. Sì. Ok. Mi si sente. Perfetto. Allora direi che iniziamo a connetterci subito con la conferenza che sarà questi adesso li tolgo, li metto più tardi in caso di profezie, in caso di bombe che si avverano. Allora. Andiamo subito su Twitch. Prima di iniziare ricordo una cosa. Eccolo un attimo che sennò c'è il doppio audio. Allora, passiamo. Oggi dicevo sono attese un sacco di bombe. Passiamo alla scena. Ecco qua. Transizione. Ecco qui. Allora, come potete vedere sono tanti gli studi che saranno coinvolti nella conferenza di oggi. Tutti in generale gli Xbox Game Studios includono tutta una grande varietà di compagnie e di software house. Tra questi abbiamo già confermati i 343 Industries, la software house di Halo, è già confermato, sicuro, assolutamente sicuro, immancabile la presentazione e il reveal di Halo Infinite previsto entro fine anno. Poi Age of Empires, ricordiamo. Ecco, intanto qua mi scrivono, va bene, non mi interessa. Cos'è? Vabbè, niente, spam, ricevo spam sul cellulare. Poi, quindi dicevo, 343 Industries, Halo. Poi, gli studi di Age of Empires 4. Secondo me oggi vedremo novità per Age of Empires 4. Facciamo un po' di anticipazioni di quello che vedremo oggi. Poi, The Coalition, The Coalition che annunceranno il loro prossimo gioco, come anche The Initiative, che stanno sviluppando un nuovo progetto AAA ancora misterioso. Poi abbiamo Mojang, gli sviluppatori di Minecraft, i Ninja Theory, gli sviluppatori di Hellblade, di cui è stato annunciato, ricordiamo, Hellblade 2. Poi niente meno che Obsidian Entertainment, lo studio noto per i suoi grandi giochi di ruolo, gli RPG di stampo classico. Il loro ultimo prodotto, ricordiamo, di Outer Worlds. E così come Obsidian, anche Inksile Entertainment, un'altra software house specializzata anch'essa in RPG vecchio stile. Gli autori di Wasteland, per intenderci, di cui tra l'altro ad agosto, ricordiamo, uscirà Wasteland 3. Buonasera intanto a Sputtertag, wewe, benvenuti. Buonasera anche se sì, ormai in realtà è estate, c'è ancora luce. È bello fare streaming d'estate che alle 6 del pomeriggio, alle 18 c'è ancora tutta questa luce pomeridiana del tramonto. Poi ricordiamo la presenza di Rare, gli sviluppatori di Sea of Thieves, che dovrebbero, speriamo, far vedere un po' di novità sul loro prossimo progetto Everwild. Poi Undead Labs, gli sviluppatori di State of Decay.
e tanti altri che ancora non sono stati annunciati, che ovviamente sono tenuti segreti, tra cui anche i Double Fine Productions, quelli di Tim Schafer. Poi abbiamo anche Playground Games, gli autori di Forza Motorsport e Forza Horizon. Eccoci, buonasera anche a Rimask, Massimo Fastidio, benvenuti a tutti ragazzi. Mettetevi comodi che tra 5 minuti si comincia con le bombe. Sono attesi i fuochi d'artificio alla conferenza di oggi. Io mi attendo, oltre al già citato Halo Infinite, e mi attendo di vedere anche Age of Empires 4, un nuovo Forza Horizon, Everwild. Novità su Minecraft, vabbè, ok, solite cose. Magari novità anche su State of Decay, su Gears of War, forse ancora un po' presto. Sicuramente, invece io come bomba mi aspetto un nuovo Fable, ragazzi. Io mi aspetto Fable 4, o comunque si chiamerà il nuovo progetto di Fable, o comunque si vocifera che si è sviluppato tra l'altro dai Playground Games. Ovviamente ci sono tante voci ancora da confermare, ma sicuramente le novità non mancano, o almeno non dovrebbero mancare. Ecco, speriamo che non sia una delusione. Nelle ultime settimane io ho commentato in diretta con voi prima lo streaming di Blizzard dedicato a WoW Shadowlands e poi l'evento Ubisoft dedicato ai suoi giochi, l'Ubisoft Forward, e purtroppo sono stati entrambi due eventi molto deludenti. Speriamo almeno stasera di essere un po' ringalluzziti dalla potenza e dalla prestanza di nuovi annunci. Insomma, Microsoft sa che deve rincorrere perché Sony in questo momento è favorita a livello commerciale. Sony banalmente ha vinto lo scontro sulla generazione attuale, cioè tra PS4 e Xbox One. Sony ha vinto questa generazione con PlayStation 4, quindi Microsoft sa che deve rincorrere, ma a Microsoft non mancano le risorse. Non manca la tecnologia, perché ricordiamo che a livello di servizi Microsoft è in assoluto una delle compagnie migliori al mondo, ad esempio col Game Pass, servizio clamoroso, che adesso includerà anche Project X Cloud, il game streaming, e ricordiamo anche i server Azure è la tecnologia dei server Microsoft, una delle migliori al mondo, tant'è che persino Sony utilizza Azure. Quindi a Microsoft, diciamo, non mancano le risorse, i soldi, banalmente, mancano i dollari e non mancano neanche. Allora, aspetta, ho fatto un attimo di confusione. No, a Microsoft non mancano i soldi, quindi le risorse, non manca la tecnologia, quindi i servizi più potenti, e non mancano neanche i team, perché abbiamo visto che Microsoft ha attuato tutta una serie di, come posso dire, di acquisizioni di nuovi studi chiamati Xbox Game Studios, che di fatto sono diventati degli studi delle software house interne di Microsoft. Quindi adesso direi, chiudiamo questo, andiamo su Twitch e YouTube e speriamo di trovarla, adesso scopro, anche perché tra 4 minuti qua si inizia. Oh, eccola qua, perfetto. Siamo già pronti, 3 minuti, conta alla rovescia. Eccola qua, mettiamo nei. Che casino. Ecco, direi perfetto. In italiano direi cosa migliore in assoluto. Possiamo togliere Twitch, tenere YouTube che è in italiano, Xbox Game Showcase in italiano. Allora, vediamo un po', devono esserci le bombe, se no sono pazzi a Microsoft. Sì, assolutamente, Animask, stasera ci attendiamo davvero le mega bombe. Microsoft deve rincorrere, quindi sa che deve recuperare posizioni, quindi ci attendiamo un po' tutti dei grossi annunci, ecco, se non li fanno sono un po' masochisti. Io voglio vedere questo vociferato nuovo GDR di Obsidian, anche solo il logo. Beh, insomma, Obsidian è sempre Obsidian, sicuramente. Uno studio, una software house molto molto importante. Allora, intanto ne approfitto per fare un po' di ordine, tolgo un po' di roba. Che dite, ragazzi, voi cosa vi aspettate? Io l'ho detto, profetizzato un nuovo Fable. E non solo quello, ecco, tanta altra roba. Mancano 2 minuti, siamo belli pronti e belli carichi. Beviamoci su.
Halo Infinite ovviamente confermato. Ciao Zeratronic, benvenuto. Siamo qui, allora. Datemi solo un attimo, controllo soltanto le luci dietro, non vorrei lasciare le luci accese. Arrivo. Dai, un minuto. Sono indeciso se vederla su Twitch o su YouTube. Voglio capire se su YouTube è tradotto, perché su YouTube si chiama proprio Xbox Game Showcase italiano. Quindi mi aspetto che sia tradotto, almeno che ci siano dei sottotitoli. Invece quella pagina Twitch è proprio la pagina Twitch ufficiale di Xbox. Vediamo se sarà tradotto in italiano, ecco. Allora, vediamo un po'. Aspettate un attimo. Vediamo sera un Plinius veramente elegantissimo e professionale, ma in realtà neanche tanto, Askez, a casa mia è una baraonda in sti giorni, guarda, quindi in realtà sono anche abbastanza. È uno streaming abbastanza improvvisato, ragazzi. Io tra l'altro ricordo, ma in questi 30 secondi che mancano, ragazzi, io vi ricordo che potete abbonarvi al nostro canale se avete Twitch o Amazon Prime. Per voi è gratis, tutto incluso nel pacchetto. E così facendo supportate il nostro lavoro. Come vedete, noi di MMI siamo live praticamente tutti i giorni. Eravamo live ieri, siamo live oggi, stasera siamo di nuovo live, domani anche, quindi totale, live totali. E se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di rinnovare l'abbonamento, perché ormai è passato un mese e quindi bisogna rinnovare gli abbonamenti, ragazzi. Dai, siamo pronti. E qua subito iniziamo con un PEGI 18. PEGI 18. Quindi deve essere qualcosa di impotente. Allora, metto un po' d'audio. Vabbè. Fatemi sapere come l'audio, ovviamente. Se i volumi sono bilanciati, io spero. Ovviamente la conferenza non deve essere troppo alta, altrimenti poi non sentite quello che dico io. E se non sentite quello che dico io è un casino, perché insomma vi perdete il mail, cose migliori, non va bene. Ok, questo è Halo. Alzo. Ah, alzo ancora. Ok. The Mjolnir exosuit is now complete. Buono così, grazie. Even though this technology will save humanity in the war to come, I must remind myself, liquid crystal cannot rise on its own. Titanium alloy cannot prevail in the face of extinction. Sì, Master Chief questo. It all means nothing until you step inside. Become. Cosa? Become, diventa Halo Infinite. Ah, una demo. Stai a vedere che annunciano una demo giocabile. Am I dead already? I must be, I mean, this is a punishment, right? 167 giorni dopo che abbiamo perso, dopo la Yet this is sconfitta. death. This isn't happening.
And we're gonna have to make an emergency landing. Hold on, Chief. Aia. Brutta botta quella. E alle sue spalle c'è Master Chief. No! It's no! You! I can't stand it! Who you are? Breathe. No! You don't get to tell me what to do! You don't get to tell me anything! We're... Are you even listening? I count three anti-aircraft cannons. Three what? You'll be safe here. Oh! I'll be safe! Safe? I haven't been safe since I found you. I found you, remember? You were out there on your own, and you'd still be out there if it wasn't for me. I thought I was going home. There won't be a home if we don't stop the Banished. You keep saying that. We're outgunned, outnumbered. I know I saw clone wars over there. I'm going to dig through them and find one with the working sleep space drive. And when you're done with this war, we'll get away from here. Far away. Wait here. Aspetta. Oh, please. Let me see what I can find. Cannons first. When I get back, we can look. Together. Fa il motivazionale, insomma, Master Chief. Eccolo il gameplay, Harry Musk, ti hanno sentito, Microsoft ti ha sentito, eccolo, eccoci qua col gameplay. Ok, considerate... Ah, e subito si comincia. Ecco, vediamo un po' la qualità. 1080p, sì sì, 60 fps. Navi all'orizzonte. Ed ecco subito sui veicoli. Quindi già confermati. Fasi sui veicoli ovviamente. Un po' di sano shooting. Guarda come drifta. Il 1999. Penso sia dovuto al fatto che YouTube comprime molto la qualità, ragazzi. Ovviamente il gioco su Xbox Series X sarà molto più bello graficamente. Sì, sembra... Non lo so, sembra che usi... Ma cazzo, ma questo è un 240, raga. Cioè un 1080 per modo di dire. E qui non è un problema del gioco, è proprio un problema del video. Cioè il video ha una risoluzione bassissima. Sembra che abbia poco bitrate. E non è colpa mia, perché il video che è così. Anzi, io lo sto trasmettendo al massimo della qualità, 1080p 60 fps. Comunque lo shooting importante, ecco, sembra open world. O comunque non penso sarà completamente open world. Avrà sicuramente delle fasi open. Forse qua abbasso un po' perché... Beh, insomma, ci si spara, ricarica, cambia armi. Tutto classico. Ah, mette uno scudo con cui deflettere i colpi dei nemici. Ah, e c'è anche il rampino, eccolo. Confermato l'uso del rampino. Rampino confirmed. Ruba l'arma dei nemici. Secondo me visivamente è bello, solo che questo video non gli rende giustizia. Non so se magari guardandolo su Twitch la qualità è superiore, ragazzi. Non voglio interrompere questa scena che è molto bella. Sentite con la musica di Halo in sottofondo, l'Halo Team. Altri nemici, gli scudi. Classico. Fasi di shooting ben fatte, però molto classiche, direi.
parte da Orbi. Ok, c'è comunque un'interattività con l'ambiente abbastanza interessante. Ok, altri veicoli. No, questa non è un veicolo, è una torretta, anzi, una torretta. Questi nemici con gli scudi classici che ci sono da 20 anni. Tante armi, ognuna con un feeling diverso, ogni arma da fuoco restituisce una sensazione diversa. Plasma pistol, ad esempio. Scusate ragazzi, ma è completamente diverso da Twitch e YouTube. Ma cos'è sta roba? Non capisco. Questo è Twitch. This is my last fight. True test of the legends. Our story will outlive us both. Set a fire in your heart, Spartan! Bare your fangs! Fight hard! Die well! Die well, muori bene. Ok. Halo Infinite. Ancora non abbiamo una data, fine 2020. Allora, io sto cercando di capire, ragazzi, sono un po' in difficoltà perché non capisco. Preferite YouTube o Twitch? Speriamo che quello che avete appena visto della campagna di Halo Infinite vi sia piaciuto. Okay. Sono incredibilmente orgoglioso del team di 343 e siamo entusiasti di condividere con voi un anticipo delle epiche battaglie che vi attendono nel prossimo capitolo del viaggio di Master Chief. Scusate. Questa è la campagna più ambiziosa mai creata a 343. Per la prima volta i giocatori avranno la libertà di esplorare un nuovo misterioso Halo Ring, molto più grande dei due ultimi Halo Games messi insieme. Halo Infinite è stato creato da zero per sfruttare appieno Xbox Series X. Battaglie ancora più grandi, panorami epici, effetti visivi più complessi, con una potenza di elaborazione per pixel 10 volte superiore ad Halo 5. Il tutto ad un flusso di 60 fotogrammi al secondo, che ci consentirà di dar vita all'Halo Ring così come non era mai stato fatto prima. Siamo impazienti di condividere con voi ancora altre novità su Halo Infinite nei prossimi mesi, inclusa una prima occhiata al multiplayer. E ora godetevi un assaggio di ciò a cui altri componenti della famiglia di Xbox Game Studio hanno lavorato. Ok, non ho detto niente perché prima mondiale ha parlato, c'è la tipa che parla, quindi direi non aggiungo nulla quando parla lei. Poi magari sarà anche bello, ma non siamo presentati bene, diciamo. Sì, davvero un video di presentazione me. Ci vuole coraggio ad essere ipati per questa roba. Sì, è stato un po' strano. Cioè la qualità grafica era molto bassa. E poi sembra il solito Halo, ecco. Che è sia una cosa positiva che una cosa... Madonna santa, sia una cosa positiva che negativa, dicevo. L'ennesimo shooter uguale a tutti gli altri shooter, certo. E questo invece è qualcosa di nuovo, ragazzi, eh. Mamma mia, quella tipa che ha urlato mi ha, tipo, trapanato l'orecchio. Far Cry Halo, vabbè.
Asked è sempre molto critico, però in questo caso ha anche ragione, non ha tutti i torti, non si è visto. È anche vero che noi volevamo vedere il gameplay, ragazzi, e il gameplay è stato fatto vedere. Però sì, sicuramente non è stata una roba trascendentale. Però magari devono ancora mostrarci altre cose. Sarà il solito Halo, più bello graficamente e più grande, più vasto. E questo invece è tipo un gioco di caccia con... Cosa abbiamo? Lupi mannari, vampiri? Secondo me... Spara magari. Ah, ecco lo State of Decay 3. L'avevo più o meno l'avevo azzeccato prima che Undead Labs fosse al lavoro su qualcosa di nuovo. Ricordiamo Undead Labs, software house formata da molti veterani di ArenaNet, usciti allo sviluppo di Guild Wars 2. Benvenuti all'Xbox Game Showcase. Oggi vi mostreremo 9 tra i Phil nostri 15 Spencer. giochi di Xbox Game Studios, tra cui la presentazione di 5 nuovi giochi first party. 5 nuovi Quello giochi che first vedrete party. oggi come Xbox Game Studios sta coltivando le sue passioni per dare vita ai propri sogni. Crediamo che il modo di giocare sia importante tanto quanto il dispositivo su cui si gioca. Xbox Game Pass è il miglior modo di scoprire e di Giustamente giocare e pubblicizza vogliamo Xbox farvi Game provare Pass. quanti più giochi possibili. Quindi a tutti i membri di Game Pass potrete giocare a tutti i giochi che vedrete oggi grazie al vostro abbonamento. Siete Ah. liberi di giocare. Avete capito, Questi ragazzi? giochi renderanno al meglio su Xbox Series X, offrendo fedeltà, prestazioni, precisione e immersività senza pari. Dopo Doom Eternal non puoi tornare indietro di 20 anni. Sì, effettivamente dopo Abbiamo Doom progettato la più potente Next vedere Generation Halo. console di sempre e abbiamo creato una tecnologia di piattaforma all'avanguardia per Eccola, consentire a tutti gli Xbox sviluppatori Series di X. realizzare la propria visione nella sua totalità. Ricordiamo la console più potente di sempre al momento, perché PS5 sarà un po' meno leggermente Uno meno studio potente. che ha sempre sfidato i Ok. limiti del nostro hardware è Turn 10. E chi è Turn Sono 10? nelle prime fasi di Non lo sviluppo del conosco. prossimo Forza Motorsport e Ah. Xbox Series X li sta avvicinando al loro sogno di creare un realismo senza precedenti Forza tramite ray Motorsport, tracing e ragazzi. risoluzione nativa 4K a 60 fotogrammi al 4K secondo. e 100 fps. Il trailer che state per vedere è stato realizzato completamente in engine. Ok, vediamoci il trailer in engine del nuovo Forza Motorsport. Anteprima mondiale. Xbox Game Studios. Ci si aspettava un Halo che finalmente avrebbe spaccato i culi e invece... Vabbè ragazzi, è stato solo un trailer, un video di pochi minuti, magari poi il gioco sarà un'altra cosa. E questo per giudicare. Ok, beh, questo footage direi sembra notevole, graficamente. Passo un po' che tanto qua non è che ci sia da sentire. Beh sì, ce l'aspettavamo anche un nuovo Forza Motorsport perché ogni 2 anni loro si alternano, un Forza Horizon, un Forza Motorsport, un Forza Horizon, un Forza Motorsport. Certo che porca miseria, graficone, eh. Poi bisogna vedere se davvero questa grafica sarà possibile su Xbox Series X, spoiler, no, cioè non sarà davvero quella grafica di gameplay, però, chiamato semplicemente Forza Motorsport, magari è un reboot. Rare, attenzione. Vediamo un po', dagli sviluppatori di Sea of Thieves, questo non è Sea of Thieves, ok? Quindi ci fanno vedere Everwild, il loro prossimo gioco annunciato l'anno scorso, al D3 dell'anno Our scorso. world has a rhythm. We all sense it. Alzo un po'. But only a few truly feel it. Ok, visivamente molto bello. It is found in the smallest moments. In every step of a perilous journey. In the symmetry of ritual. In the bonds we share. Ok, animali molto fantasiosi. And in moments of stillness. I rare sono sempre i rare, It sì. teaches us to look beyond the expected. Speriamo bene.
to be a light in dark places. Sembra un gioco d'atmosfera molto magica, suggestiva. To seek answers. And to stand watch over our world. Our world has a rhythm. We all sense it. Molto mistico. But only a few truly feel it. Ok, quindi fa risuscita gli animali morti. C'è questa specie di forza, questo campo energetico. La forza, Yuk. May the force be with you, always. Everwild. Tutto qui, ragazzi. Sciamanico, esatto, Zeratronic. Sembra bello, sì, molto misterioso. È una roba che non si è capita bene. Ecco, andiamo. Everwild, ecco. Vi regalerà un mondo naturale, magico e selvaggio da esplorare, in cui perdervi completamente. Bene. È un luogo in cui essere eterni. E l'eternità permette di percepire e di sentire il modo in cui la magia fluisce attraverso la natura, connettendo ogni essere vivente. Il team qui a RR è davvero entusiasta di lavorare a qualcosa come Everwild e spero che anche voi lo siate. Vorrei inoltre cogliere l'occasione per ringraziare profondamente tutti coloro che ci hanno mostrato il loro supporto e il loro affetto e per l'incredibile, fantastica e positiva comunità che sta già crescendo attorno a questo gioco. Grazie, grazie, grazie. Prego, potresti anche farci vedere qualcosa di Sea of Thieves, un aggiornamento, un update, qualcosina, Ma vabbè, non importa. Comunque, Everwild, interessante che la forza sia con te sempre. I just got hit with a flood of memories. Love you, mom. Ok, questo è il nuovo gioco narrativo dai Dontnod, quelli Life is Strange. Si chiama. Non mi ricordo. That they don't believe us. We all believe that what happened that night was self-defense. But we couldn't be sure. It doesn't matter that they kept us apart. Brother, sister, we look out for each other. Eh sì, abbiamo visto zero di gameplay, è rimasto. No, ma Everwild è ancora indietro, l'ha dichiarato gli sviluppatori di Rare qualche giorno fa. Insomma, non uscirà quest'anno. We're all done with fairy tales. Ci vorrà ancora tempo. The thing that matters is you're my brother. Ok, questa è una tipica avventura narrativa basata sui rapporti familiari, legami. Is to keep looking back. Molto stile Dontnod, ecco, per chi ha giocato Life is Strange. We've been getting these visions whenever we see or hear something really emotional. Addirittura questi ricordi molto vividi. Everything we thought we knew about Marianne just got thrown out the window. She loved you. She attacked you. We both saw it. I thought coming here would be closing a chapter of our lives. Nothing good comes from stirring up old memories. We don't really have a choice about that. There's always a choice, son. I can't do this. Sono sempre molto affascinante. Tell Me Why, ecco come si chiamava. Primo capitolo disponibile dal 27 agosto, quindi il prossimo mese. Gioco narrativo di cui frega zero. Lo so, Harry Mask, però non sono male i giochi Dontnod. Life is Strange era carino, certo. Non parliamo di capolavori. Ciao a tutti, Moon Studios. Mi chiamo Gennady e sono il cofondatore e direttore di Technology qui a Moon Studios. Oggi siamo felicissimi di dire che stiamo lavorando ad una versione molto ma molto speciale di Ori and the Will of the Wisps. Ah, scommetto per Next Gen. Per Xbox Series X. Certo, ci versione ottimizzata per Xbox Series X di Ori. Livelli di fidelità e frame rate mai raggiunti in precedenza. Impossibile. Va bene, questo non è un nuovo gioco, è semplicemente lo stesso gioco. È un gioco fantastico. In 4K come Ori, a 120 fps, 120 Hz in full HDR 4K, certo, nella sua migliore qualità e offrendo una sensazione di gioco senza precedenti, con animazioni sì, fluide, Ori sempre carinissimo, è vero, però è anche vero che non stiamo parlando di un nuovo gioco, è un gioco che è già uscito, quindi sinceramente è anche sti cazzi. Possibile aumentare la sensazione di immersività in diversi spazi del nostro mondo utilizzando una tecnologia audio premium, certo, se l'aggiornamento è gratis per chi ha già Ori fa piacere, e con un incredibile potenza
senza hardware, possiamo ora offrire ai nostri giocatori più opzioni di gioco. Con il cosiddetto Smile Delivery, no? Acquistando un gioco su Xbox One, che arriverà su Xbox Series X con Smart Delivery entro la fine dell'anno. Esatto, potrete, se avete il gioco su Xbox One, potrete giocarci gratis anche su Xbox Series X a fine anno. Ori and the Will of the Wisp Remaster, potremmo dire, no? Versione potenziata per la next gen. Ah, attenzione, Private Division, che è il publisher. Private Division è il publisher di Obsidian. Potrebbe essere questo il nuovo gioco Obsidian? Beh, sì, Outer Worlds. Attenzione. Non ditemi che fanno anche di Outer Worlds remastered per Xbox Series X. Spero di no. Bellissimo RPG, ricordiamo, di Outer Worlds. Il nostro Damian l'ha recensito su MMO.it. Gli ha dato un gran bel voto. Obsidian, tanta roba quando si parla di giochi di ruolo, Bene. Che cos'è? Non si capisce. A word of advice before you go, Captain? Trust no one. Non ti fidare di nessuno, ci dice la nostra compagna. Va bene, ma questo cos'è? La versione remastered e il 2 è un DLC? No, 2 non direi. Ah, ok, un DLC di Outer Worlds per il Ongorgon. 9 settembre, prossimo DLC di The Outer Worlds. Va bene. Ok, questo è Grounded di Obsidian. If you're waiting for the biggest game of the year. Ah, questo è un gioco molto particolare. For Cyberpunk. Cos'è? But if you're ready for the smallest, we've got you covered. È un gioco sviluppato da Obsidian in cui si diventa microscopici e per cui si devono costruire case in mezzo alle piante. Vabbè ragazzi, sinceramente ne potevamo anche fare a meno di sto gioco. Magari poi è anche carino, eh. Ah, che brutti, no, i ragni giganti, no. Sto male. Ecco, questo è esattamente il gioco che non giocherei. Formiche giganti, ragni giganti. O meglio, non sono loro che sono giganti. Gli insetti sono sempre uguali. Sei tu che diventi microscopico. Sì, mi fa troppo senso. Oh, le formiche giganti. Va bene, Grounded di Obsidian. Ok, il 28 luglio esce. Va bene. Qui a Obsidian ci dedichiamo totalmente alla creazione di videogiochi di ruolo narrativi. Eccolo, Fergus Urquhart. Ogni giorno quando entriamo in ufficio e non vediamo l'ora di farvi provare la nostra prossima grande avventura, Peri Longorgon. È il primo di due pacchetti di espansione di The Outer Worlds. Il primo di due pacchetti di espansione Peri Longorgon. È però altrettanto importante che il modo in cui raccontiamo le nostre storie e i nostri giochi continui a evolversi, e Grounded ne è l'esempio perfetto. Negli ultimi due anni il team ha lavorato per trovare la modalità con cui raccontare una storia di Obsidian in un gioco di sopravvivenza. Ragazzi, ma con tutto il rispetto, ma il videogioco sarà disponibile a partire dal 28 luglio. Ma Obsidian non mi può fare sti giochi, dai. Vogliamo sapere cosa sembra ne pensate, Fortnite. Vogliamo continuare a costruire Grounded con voi. Ah, e in caso ve lo steste chiedendo, abbiamo lavorato al prossimo grande gioco di ruolo di Obsidian. Attenzione. Date un'occhiata. Oh, finalmente, finalmente. Mondiale. E la Madonna. Ok, questa è una roba grossa, ragazzi. Si inizia a ragionare. Fantasy. Qualcosa di fantasy. It forged our empire. Sarebbe bello un Neverwinter Nights 3. La metto lì, un Neverwinter Nights. Non sarebbe male. O un Dungeon Siege. Now our oaths are lost, forsaken. And you must
face the monsters. In prima persona, che fa le magie, cos'è? Ex Fatalis sembra. Is an oath worth the weight of a crown? A world. Oddio, il gioco col titolo più impronunciabile di sempre. A world. A world. Ok, speravo che fosse un IP già nota tipo Neverwinter Nights o Dungeon Siege, ma va bene, sembra tanta roba questo AWOVD. Purtroppo non si è visto assolutamente niente, zero gameplay, solo cinematic. È un gioco di ruolo espansivo in prima persona ambientato nel fantastico mondo di Eura. In prima persona, quando Obsidian Entertainment si è unito a Xbox Game Studios, ci hanno detto che questo era il gioco che volevano realizzare. In quanto creatori di giochi di ruolo acclamati dalla critica, questo gioco è Obsidian alla massima potenza. Okay. Ed è stato costruito da zero per sfruttare appieno la potenza di Xbox Series X. A Xbox Game Studios collaboriamo anche con sviluppatori indipendenti, sempre con l'obiettivo di dar loro gli strumenti necessari per dar vita alle proprie idee. Sono elettrizzato di annunciare il nostro lavoro con Interior Night, un nuovo studio guidato da alcuni degli storyteller più talentuosi del nostro settore. Incontriamo Caroline Marshall, responsabile di Interior Night, per il debutto del gioco originale. VR a manetta, sì, questo è sicuramente un titolo che potrebbe avere un suo senso in VR, ma anche non in VR, cioè Obsidian fa sempre grandi giochi di ruolo. Sono Caroline di Interior Night. Il nostro team è davvero appassionato di storytelling interattivo. Perché quando giochiamo all'interno di una storia, entriamo nei panni del personaggio, sperimentiamo le sue paure, le sue speranze, i suoi conflitti in prima persona e nel processo impariamo di più su noi stessi. E questo è piuttosto forte. Il nostro primo videogioco si articola nel corso dei 30 anni nel sud-ovest americano. Parla di famiglia, resilienza e sacrificio, ma soprattutto parla di come voi potrete plasmare il destino di persone vere e imperfette che cercano di trovare la propria strada in un mondo al quale non appartengono. Spero che il trailer vi piaccia. Ok, trailer. Ma quindi sempre di AWOVD stiamo parlando? Il mondo di Pillars. Ah, Eura, il mondo di Pillars. Non lo sapevo. Ah no, ma un'altra roba questa. What the fuck? Ma hanno detto il gioco con un psichico. Non sto capendo. We were on our way to start a new life that summer. Vabbè, questo invece è un gioco narrativo, direi. Original interactive drama, un dramma interattivo. Ne fai volentieri a meno, sinceramente. It was the end of the road. Scappati coi soldi. The sun went down on all of us that day. Was it fate? Coincidence? No. It was a long forgotten secret buried in the dark. All my life, I've been scared of the shadows. But now, I'm finally ready to step into the light. Un film interattivo, potremmo, come si chiamava una volta. I got your letters. As Dusk Falls. As Dusk Falls. Va bene. Adoro le avventure interattive. Seguirò sto progetto, sembra promettente. Noi stiamo lavorando duramente a tutti i nostri progetti, tra cui la saga di Senua Hellblade. Ok, Ninja Theory, Hellblade. Annunciata ai Game Awards a dicembre. Hellblade 2. 3,5 milioni di giocatori hanno ora vissuto la storia di Senua in Hellblade, il sacrificio di Senua. Siamo entusiasti di iniziare a darvi un'idea di cosa accadrà alla nostra guerriera celtica. Un'esperienza che costruiremo con Unreal Engine 5 per Xbox Series X e PC. Ok, come avete sentito, Xbox Series X sono e PC, Windows 10. Sono felice di rivelare oggi che la saga di Senua sarà ambientata nella bellissima Islanda. Ah, in Islanda è ambientato Senua, cioè Hellblade. Potrete scoprire di più sulla nostra ricerca della location e su come siamo venuti a conoscenza della storia di questi luoghi in prima persona grazie al diario del Dietro le Quinte, che potrete vedere subito dopo lo show sul canale YouTube di Ninja Theory. Va bene, beh, Islanda, sempre delle location spettacolari, quasi aliene.
sviluppato con la Unreal Engine 5. È stato così toccante vedere l'impatto che il sacrificio di Senua in Hellblade ha avuto su così tanti giocatori, e siamo incredibilmente grati a tutti i fan che finora hanno fatto parte della storia di Senua. Siamo entusiasti di avervi con noi nel nostro viaggio di sviluppo d'ora in avanti. Vediamo. No, no, non è Senua questo. Non è il Blade. Oddio, ma perché ste robe, ragazzi? Ah, ma questo è Double Fine. Sono quelli... Non mi ricordo mai come si chiama. Insomma, le avventure grafiche di Double Fine. Vuoi metterti ecco davanti a Peter? È in linea? Cosa, Peter? Broken Age si chiamava. Attenzione, Tim Schafer e Jack Black assieme. Fantastico lavoro, adoro la canzone. Grazie mille. Sarà divertente cantarla, ma ora è il momento di darci dentro, quindi diamoci dentro. Che panze che c'hanno entrambe. Impegnative. Potrebbe essere Psychonauts 2, eh? Sì, è Psychonauts 2. Molto bello. Ricordiamo che il primo Psychonauts è una perla quasi sconosciuta, è un gioco sottovalutatissimo. Molto positivo che torni la serie di Psychonauts. Sì. It's a quiet place. Ask Zoe Dembelai sono grandi estimatori di Psychonauts. Io non ci ho giocato, però so che è un bellissimo gioco. Me ne hanno parlato gli altri ragazzi. Addirittura con Jack Black canta. Che tipo, questa barba incolta. Spettacolo. Dai, come fai a non sorridere? Jack Black con i Tenacious D faceva favilla. Beh, spettacolo comunque. È lunga sta canzone, tra l'altro. Mamma mia. Mettiamoci comodi. Niente, Psychonauts 2, con Jack Black a cantare, spettacolo. Tanta roba. Non vediamo l'ora di farvi provare i fantastici giochi creati da Xbox Game Studios, e c'è ancora molto altro a cui giocare su Xbox. Collaboriamo con migliaia di creatori, dagli editori più grandi agli sviluppatori indipendenti più piccoli, per offrirvi la più ampia varietà di giochi di sempre. Ma questo è in giacca nera? C'è uno sviluppatore in particolare che ci è vicino, non solo geograficamente ma anche nella storia. Sono entusiasta di annunciare che in autunno i nostri amici di Bungie porteranno Destiny 2 su Xbox Series X e Xbox okay. Game Pass. Halo 2 arriva su Xbox Series X. Oltre 10 milioni con di abbonati tutte le espansioni Pass, disponibili a settembre. Tutte le espansioni di Destiny 2 va a bene partire da settembre. Questo interessa soltanto. I membri di Game Pass Ultimate potranno giocare a Destiny 2 anche su dispositivo mobile dal cloud. Mm.
anche in cloud. Entro la fine dell'anno Bungie renderà disponibile anche una nuova versione di Destiny 2 ottimizzata per Xbox Series X. Versione ottimizzata per Xbox Series X. 4K a 60 frame al secondo. 4K a 60 fps. Diamo ora uno sguardo al nuovo look che Bungie ha voluto dare a Destiny 2 Beyond Light. Ok, vediamo la prossima espansione di Destiny 2, Beyond Light, Oltre la Luce. Beh, interessante che venga svelata all'Xbox Game Showcase. Anche perché ricordiamo che Bungie si era separata da Microsoft. Pare che adesso ci sia un riavvicinamento. Dopo la separazione da Activision Blizzard, Bungie si sta riavvicinando a Microsoft e all'ambiente Xbox, quindi. Go beyond the light, wield the darkness, sì, abbraccia l'oscurità. Ok, 10 novembre 2020. Non mi ricordo se questa data fosse già stata ufficializzata. Forse sì, comunque. Questo è Destiny 2, a cui potrete giocare nella modalità che preferite grazie a Xbox Game Pass. Ok. Alcuni degli sviluppatori più talentuosi nel mondo stanno lavorando alla realizzazione di giochi per Xbox Series X e siamo solo onorati di poter collaborare con loro. Xbox Series X consentirà a creatori nuovi ed esperti di dare vita al futuro dei videogiochi come mai prima d'ora. Prospettive uniche, innovazioni inaspettate, voci fresche che devono essere ascoltate e che siamo impazienti di farvi scoprire. Tutti i giochi che state per vedere sono stati creati per essere lanciati esclusivamente su console Xbox. Grazie e buon divertimento. Anteprima mondiale. Ah, ok. Però ho promossi solo Psychonauts 2 e il nuovo titolo Obsidian, che ho già dimenticato il nome. Ah, A World. Ah, attenzione, GSC Game World. Attenzione, quelli di Metro. Metro Exodus. Beh. Ma qui siamo a Chernobyl. Pripyat, più precisamente. Ah no, ma sono quelli di Stalker 2. È Stalker 2 GSC, mi sembra. Attenzione ragazzi, questo è Stalker 2. Mi sono confuso, quelli di Metro sono i 4A Games. GSC Game World e Stalker. E beh, direi che chiaramente Stalker, vedete le anomalie? Se che lancia il bullone. Ok, beh, questa è una bomba ragazzi, Stalker 2. Sì. Anomalie, molto inquietanti. Stalker Shadow of Chernobyl. Vediamo lì gli scavenger, gli stalker. Chissà se questa è cinematic o in engine. Potrebbe anche essere in engine. Non gameplay, ma in engine sì. E lui, Stalker 2. Boh, direi che già soltanto aver fatto vedere questo teaser trailer è una discreta bomba. Anteprima mondiale. Certo, sarebbe stato bello vedere di più, però. Però già così. È la prima volta che vediamo qualcosa di Stalker 2. Primo filmato in assoluto. Ok, questo è un altro. Un gioco completamente inedito, direi. O forse no. Sci-fi. Sì, finalmente qualcosa di decente. My Lord Inquisitor. Warhammer Terma Prime and begun our investigation. Questo è Warhammer 40.000. Our recon squad has been sent into sub-level 6 of the hive. Determine the full extent. Sviluppato da Fat Shark, sono quelli di Vermintide. I'll know more when they make it back. Quindi gioco in prima persona.
Siamo alle miniere di Moria qua. Warhammer 40.000 Dark Tide. Ok, allora praticamente questa è la versione di Warhammer 40.000 di Warhammer Vermintide, sviluppato dagli stessi, uscirà nel 2021, quindi gioco in soggettiva, action game cooperativo in prima persona, scommetto a 4 giocatori proprio come Vermintide 2. Ma i giochi Fat Shark non sono brutti, Vermintide è carino, non è un capolavoro, però è un bel gioco cooperativo. Non ho visto che studio è. Ok, già cominciamo con questo motivational. Vermintide non mi è mai piaciuto. Riconosco sia bello, ma a me ha sempre detto poco, purtroppo. Ah, guarda, Morgotto. Secondo me è uno di quei giochi che cambia se hai degli amici. Io adesso non so se c'è giocato da solo o in cooperativa, perché anch'io giocare da solo a Vermintide, cioè, che palle. Però se ci giochi con due o tre amici è tutta un'altra esperienza. Tutta un'altra cosa proprio. Sono un fanboy di Games Workshop, bene. Dai, cos'è sta roba, ragazzi? Sì, esatto, da giocare con gli amici, rigorosamente. Beh, è un gioco cooperativo per eccellenza. È ovvio che non dica nulla da soli. Cos'è? Tetris? La versione Microsoft. Ah, ok, sì, è il Tetris in versione multiplayer online, l'MMO di Tetris. Emberai è un esperto di Tetris. Tetris Effect Connected. Ok, single player più un nuovo multiplayer. Anche questo Natale 2020. Anteprima mondiale. Sì, è un dramma il franchise di Warhammer sui giochi, è vero, ma Fat Shark è uno studio abbastanza affidabile che ha realizzato Vermintide 2, comunque un bel gioco. Cosa abbiamo qua? Oddio, che brutto. No. Cos'è? No Man's Sky 2, alzo un po' il volume, cos'è? Artisticamente non mi piace. Sembra No Man's Sky, ma più fumettoso e cartunesco. Beh, Total War Warhammer è tanta roba. Assolutamente. Sì, Dawn of War, bellissimi i primi Dawn of War. I primi due, il terzo è una porcheria, ma i primi due Dawn of War sono dei gioconi. Allora, qui c'è una specie di melma. The Gunk. Ok, non mi dice veramente una mazza di niente. Sembra un misto tra lì di Outer Wilds e No Man's Sky. Qui abbiamo Butterfly Effect, cos'è l'effetto farfalla? Rip. I try to cut myself, but ah, ho cercato di tagliarmi, ma le voci non si sono fermate, continuano. Devo alzare qua, non sento niente. Questo gioco urla Askz da tutti i pixel. Sì, sicuramente. Questo è un horror. Every story has two sides. A regular, rational one. But also a darker and deeper truth. Gli piace puntare su queste esperienze narrative, eh? Mamma mia quante ne stanno presentando. Mamma mia. I can live them.
Sta diventando un po' saturo il panorama delle avventure narrative. Due reality gameplay, ah, due mondi che vengono renderizzati contemporaneamente. Uno è tipo il mondo reale, l'altro l'underworld, il mondo degli inferi. Gioca a nascondino. Bello inquietante, va? Ah, questa è la The Medium, quello di cui abbiamo visto il cinematic qualche mese fa. Quindi finalmente vediamo un po' di gameplay, ok? Anteprima mondiale. Vogliamo Age of Empires, ma sì, io ci spero, dai, Age of Empires 4. Dai, facci sto regalo, Microsoft. Ah no, Sega. Due giochi in uno, già è difficile farne bene uno, esatto. Ah, PSO, che è Phantasy Star Online. 20° anniversario di Phantasy Star Online. Beh, attenzione, questo è un MMO, ragazzi, eh. Un nuovo grande mondo. Mamma mia, la musica qua è sparata a mille. Beh, interessante. Questo è il primo vero MMORPG che vediamo nella conferenza di stasera. Orientale. Nuove minacce sconosciute. Io non ho capito se è un nuovo Phantasy Star oppure se è sempre lo stesso. Non si capisce. Sembra nuovo. Spero sia nuovo, ecco, basta remastered. Ok, direi che c'è un action combat. Sistema di combattimento molto veloce e frenetico contro questi mostri giganteschi. La vera avventura inizia adesso, ora. Non è che il gioco è già disponibile, magari? New Genesis, Phantasy Star Online 2 nel 2021. Stavo per leggere New Genesis Evangelion. No, New Genesis Phantasy Star Online 2, il nome più lungo di sempre. Attenzione, cos'è sta roba? Sì, anch'io non ho un bel rapporto con le nuove avventure grafiche, Morgoth, ti capisco. Poi The Life is Strange, che ci ho giocato. Ah, questo è sviluppato da Remedy, ma è pubblicato da Smilegate. Smilegate sono quelli di Lost Ark. Che strana roba, ragazzi. Quindi questo è il nuovo gioco di Remedy. Beh, ricordiamo Remedy, gli autori di Control, di Max Payne, Alan Wake, Quantum Break. We protect our own. Can you protect me from fate? Beh, sembra interessante. Devo dire che già mi ispira di più di Quantum Break questo. Ah, Crossfire. Ah, ma è Crossfire. Il gioco multiplayer free to play. Ma cosa c'entra M di questa roba? Crossfire è uno sparatutto, uno shooter online multiplayer. Soon the entire world will burn. Però non capisco cosa c'entra con Remedy. Sembra bello comunque. Direi sia campagna single player che multiplayer, penso. Crossfire X, in uscita già quest'anno.
Boh, ok. Oggi avete visto 10 anteprime mondiali e 22 esclusivi lanci per console. I membri di Game Pass potranno giocare a tutti i giochi che hanno visto oggi, realizzati da Xbox Game Studios e da tutti i nostri partner, tramite l'abbonamento oppure giocare gratuitamente. Questo è solo un assaggio di alcuni dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Series X. E alcuni giochi che già amate, alcuni ancora da provare. Questi videogiochi saranno anche ottimizzati per Xbox Series X. Giochi come Forza Horizon 4, Gear 5 e Sea of Thieves. Ok. Riceverete gli aggiornamenti di Next Generation. Tutti questi giochi verranno aggiornati anche su Xbox Series X. Preparatevi all'arrivo di oltre 100 titoli per Xbox Series X durante le feste. Con Series X e Game Pass, Xbox è il luogo dove giocare e voi siete al centro di tutto ciò che facciamo. Ora, potreste aver notato che non siamo riusciti a visitare tutti i nostri Xbox Game Studios oggi. Questo significa che abbiamo ancora altro da condividere con voi entro la fine dell'anno. Ma fino ad allora, ecco un'ultima cosa. Ah, dai, ultima sorpresa. Mondiale. Dai, raga, ultima bomba. O Fable o Age of Empires 4. Playground Games e Fable, raga. The world is filled with stories. Sì, è Fable, Fable 4. Legendary heroes and treacherous villains. Eccolo, dai. Of fantastical creatures and wondrous places where nature and magic live in perfect harmony. Dai. Not all stories have happy endings. Umorismo tipico. But yours has yet to be written. Eccola! Fable, chiamato semplicemente Fable. Bomba, ragazzi, e questo l'avevo profetizzato. Il nuovo Fable sviluppato da Playground Games. Ok, possiamo abbassare. Attenzione, tanta roba. Beh, devo dire, la bomba finale mi è piaciuta. Non si è visto gameplay, solo cinematic, però già soltanto il fatto che ci stanno lavorando lo vedremo sicuramente il prossimo anno. Sviluppato dai Playground Games, che ricordiamo è lo stesso studio che aveva creato Forza Horizon 4. Quindi comunque direi che a livello di grafica e di gameplay secondo me faranno un ottimo lavoro, perché stiamo parlando comunque di un team coi controfiocchi, cioè grande, uno studio di grande talento. Peccato non aver visto ad esempio i nuovi giochi di Initiative, dei Coalition, però devo dire che la bomba di Fable alla fine mi ha convinto. Poi Psychonauts 2, Awoved, il nuovo gioco di Obsidian, Halo Infinite. Principalmente questo. Everwild, anche se non si è visto molto poco. Dai. No, dai, ci possiamo essere soddisfatti, ragazzi. È stata una buona conferenza. Non da 10 lode, perché comunque alcune cose non si sono viste. Però è stato un buon evento. No, vabbè, ma non fanno vedere il gameplay di Fable appena annunciato. Ah, e poi Stalker 2. Tanta roba, ragazzi. No, ma vedete che secondo me c'è da essere abbastanza soddisfatti. Adesso ne parliamo. Prendiamoci un attimo per parlarne di sta cosa. Allora, vediamo se qua tra l'altro è finito. Ah, thanks for watching. Niente, è finito. Ok, dopo diamo un'occhiata al canale, perché magari esce anche altro. Sapete quando escono i video Xbox. Ok, questo ovviamente. Thanks for watching, certo. Ok, adesso prendiamoci ancora qualche minuto, ragazzi, per parlarne. Allora, vediamo un po' la chat. Pure qui non ci fanno vedere niente, a posto. No, dicevo, meno è male. Cioè, appena annunciano Fable, sganciano la bomba. Non è che ti fanno vedere pure il gameplay. Per il gameplay ti fanno aspettare il prossimo anno. Ma ci sta, ecco. Già il fatto che abbiano sganciato la bomba Fable, comunque tanta roba. Io stavo per essere deluso, perché quando alla fine
quando alla fine è comparso quel tipo che ha detto: ecco i 10 giochi che arriveranno su Xbox Series X, faremo altri appuntamenti. Ci rivedremo, bella raga, alla prossima. E io lì effettivamente ero un po' deluso perché dicevo, ma come, neanche una bomba finale? Però alla fine ha detto, ecco un'ultima sorpresa e la bomba finale l'hanno sganciata. Quindi ragazzi, secondo me non ci si può lamentare più di tanto, ecco. Ecco, già Damian si era perso uno dei punti alti della conferenza, sì, per il Longorgon, in uscita a settembre. Vediamolo, vediamolo. Tra l'altro qui ce n'è di roba da vedere. Dopo mi voglio rivedere anche Stalker 2. Quello interessa ad Askz, quello sì che interessa ad Askz. Qui intanto è tutto finito? Sì, è finito. Confirmed. Aspettate, mettiamo un po' d'audio, ma non troppo. Sì, è un nuovo DLC per... È il primo di due pacchetti di espansione per The Outer Worlds. Tanti bei titoli, Stalker 2, il nuovo GDR di Obsidian, Fable, tanta roba. Sì, esatto, sicuramente meglio dell'altra conferenza di quelle di Ubisoft e Blizzard. Tremende quelle. Tremende. Tutte leakate, tra l'altro, e invece di questa hanno fatto un ottimo lavoro Microsoft. Molte cose sono state una vera sorpresa, non erano state leakate. Thrills. Danger. Beh, interessante comunque. A word of advice before you go, Captain? Trust no one. What will you find on Gorgon? Eccola, questa uscirà a settembre. 9 settembre, un nuovo membro dell'equipaggio. Vabbè, adesso non ci ripiamo per qualsiasi cosa. Un nuovo membro dell'equipaggio, sinceramente, anche sti cazzi. Però, interessante. Vediamo anche il nuovo gioco di Rare, Everwild. C'è qualcosa in particolare? Sto male. Mamma mia, ti esalti davvero con poco, Damian. Sì, io ho smesso di esaltarmi per i DLC almeno 5 anni fa. Però, sarà che io sono più vecchio, ecco. Giustamente. Vabbè, allora Grounded, il GDR, il gioco di Obsidian, direi che possiamo tranquillamente sbattercene le palle perché non mi piace, ecco. Veramente brutto. Poi Ori and the Will of the Wisp, vediamoci un po' sto Everwild e poi eventualmente se pubblicano altri trailer. L'ho capito che ci hai lasciato il cuore in The Outer Worlds, però ricorda che in quanto giornalisti noi dobbiamo essere sempre, dobbiamo mantenere sempre un certo grado di imparzialità. Insomma, non fai i fanboy, ecco. Our world has a rhythm. We all sense it. Cioè, anche a me, ad esempio, piace Sea of Thieves, però riconosco But che è only un a few gioco con tanti truly feel difetti. it. It is found in the smallest moments. No, vabbè, l'hype è giustificato, per carità. Esaltatevi, We esaltatevi have to pure, start ragazzi. a perilous journey. In the symmetry of ritual. In the bonds we share. Allora, qui non è gameplay, però ci permette di capire alcune cose questo trailer. Sicuramente in Everwild potrai stringere un legame con gli animali, potrai tamare gli animali. E poi dovrai esplorare, immagino, questo mondo alieno, pieno di misteri e di segreti. E poi, boh, il gameplay è molto misterioso. Chissà, da Re ci si può aspettare di tutto. To be a light in dark places. To seek answers. And to stand watch over our world.
few truly feel it. Va bene, questo è il gioco della forza. La forza. Che la forza sia con voi, ragazzi. In Everwild. Secondo me il prossimo anno questo lo vediamo. Forse anche 2022, eh. Si vede che sono ancora indietro, infatti di gameplay non si è visto nulla. Comunque, chiediamo una cosa. Ah, ecco, dice: se annuncia un nuovo Titan Quest, voglio vedere come si contiene il signor Plinius. Sì, ma un conto è se annunciano un gioco completamente nuovo, tipo Half-Life 3. Un altro conto è il DLC di un gioco uscito un anno fa. Allora, io semplicemente facevo notare che un DLC di un gioco uscito un anno fa, io non adesso non mi farei prendere dall'hype. Però poi ci mancherebbe, ognuno fa quello che vuole, ognuno fa come si sente, ecco. Sì, Everwild ha le potenzialità per essere bellissimo, vedremo. Assolutamente, difetti nella recensione li ho anche scritti. Sì, sì. Volevo rivedere il trailer. Dov'è questo Stalker 2? Tiratemi fuori Stalker 2, che alla fine è quello che interessa a noi. Halo Infinite non ve lo faccio rivedere tutto perché sono 9 minuti. Boh, sinceramente, ve lo potete, comunque potete trovare tutto sulla pagina, sul canale ufficiale YouTube di Xbox. Vediamoci ancora Fable, che è stato alla fine la grossa bomba. Poi, dopodiché, vediamo se è uscito già questo Stalker. Non è che magari c'è il canale ufficiale. No, ecco. Ah, beh, aspetta, GSC, GSC, come cavolo si chiamava? Game World. Ok. No, non hanno pubblicato niente, vabbè. E allora andiamo di... Ah, ecco, è uscito adesso, lol. Mentre io cercavo ovunque. Allora, vediamoci entrambi, sia Stalker che Fable. Prima Stalker e poi per ultimo Fable. Tra l'altro è da notare, è una cosa molto bella, che i video dopo la live li puoi vedere anche in 2K e 4K, ecco, fortunatamente. Mentre la live, la diretta, era soltanto 1080p 60fps. Nove minuti della morte. Ah, quello di Halo. Non è piaciuto sto Halo, ragazzi. Non è proprio piaciuto. Spettacolari queste immagini di Pripyat. Ma chissà, magari hanno qualche asso nella manica nascosto. Certo, non ha stupito, questo è vero. Ma perché secondo me sarà un classico Halo, ma più grande, con delle zone più aperte, liberamente esplorabili, l'uso del rampino. Quello sarà. Per il resto, penso che aspettarsi un gioco rivoluzionario da una serie come Halo sia un po' fuori luogo, ormai. Che bello, guarda che lancia il bullone per beccare le anomalie. Speriamo abbia davvero questa grafica, o che comunque la grafica, il gameplay sia simile a quanto vediamo in questo trailer. L'atmosfera c'è tutta. Manca solo un cheeky breaky dunk. Guarda questi alieni in provetta. Beh, l'immaginario di Stalker è inconfondibile. Guardalo lì come si gira. Ci guarda ed è Stalker 2. Non c'è altro da dire, ragazzi. Bomba. Speriamo di vedere questo il gameplay. E mi ricordo che gli sviluppatori, se non sbaglio, avevano dichiarato che era atteso. Adesso vado su MMORPG e faccio una bella ricerchina. Stalker. Allora, un attimo. Stalker 2. Eccolo qua. GSC Game World annuncia sorpresa Stalker 2 nel 2018. Attualmente, nel 2018 dichiaravano il 2021 come anno di lancio. Chissà se è ancora così o se è in ritardo. Speriamo sia ancora confermato per il 2021. Anche se con tutti i ritardi che ci sono stati causa Covid, non mi stupirei se arrivasse anche nel 2022. Comunque molto interessante. E adesso è arrivato il momento, ragazzi, della bomba. Godiamoci il reveal trailer di Fable. Notiamo anche ecco, vediamo un po' la descrizione del video, perché si possono capire dei dettagli molto interessanti alle descrizioni dei video.
Notare qua tutti i commenti in cirillico, bellissimo. What a time to be alive. Qua i meme sono già partiti. Allora, il franchise vincitore di premi per PC, amato da milioni di giocatori, farà il suo debutto su Next Gen con un vero seguito Next Gen con Stalker 2. Experience one of the biggest open worlds today. Quindi esperisci uno dei più grandi open world finora, pieno di radiazioni, mutanti e anomalie. Sì, beh, Stalker direi, al 100% Stalker. Invece vediamo la descrizione di Fable. Fable returns with a beginning for the legendary franchise. Fable ritorna con un nuovo inizio per il leggendario franchise. Esplora una terra di creature fantastiche e luoghi meravigliosi. Sviluppato da Playground Games per Xbox Series X e Windows 10. Purtroppo i dettagli veramente pochissimi, ragazzi. Però non c'è neanche una data. Secondo me anche questo potremmo vederlo il prossimo anno. Godiamoci questo trailerino. Mettiamo un po' da... The world is filled with stories of legendary heroes and treacherous villains. Of fantastical creatures and wondrous places. Questo ovviamente è cinematico. Where nature and magic live in perfect harmony. Not all stories have happy endings. Ripperoni, tipico umorismo di film. Yours has yet to be written. La tua storia, dice, non tutte le storie hanno un lieto fine, ma la tua storia deve ancora essere scritta. Va bene. Ecco, e qua invece ci vediamo. Legendary. Perfetto, direi. Questo è quanto. Ecco, loghiamo con l'account di mmo.it. Tra l'altro abbiamo... aspetta un attimo, una cosa importante. Devo controllare. Abbiamo raggiunto i 5700 iscritti sul canale YouTube. Complimenti, grandi ragazzi. Mi raccomando, continuate a iscrivervi. E a questo punto ne approfitto per ricordarvi anche di iscrivervi qui su Twitch, dove siamo live praticamente tutti i giorni. Iscrivervi anche su YouTube, Facebook. Allora, c'è qualcosa che promette bene. Ma guarda, la Delfio, un po' di bombe tutto sommato le abbiamo viste. Allora, ricapitolando, vabbè, allora Halo Infinite non promette, devo dire, ste grande rivoluzione. Allora, secondo me promettono bene. Beh, allora, Forza Motorsport sarà sicuramente clamoroso a livello tecnico se piacciono i racing game. Altrimenti abbiamo... ecco, poi, raga, ce lo siamo tutti dimenticato, ma c'è anche State of Decay 3. Interessante. State of Decay 2 è un ottimo titolo semi-MMO, ambientato sempre in questo mondo zombie, apocalisse zombie. Di davvero promettente, per me personalmente c'è Everwild... Fable ovviamente, Stalker 2, Psychonauts 2, Awoved e Awoved, il nuovo RPG di Obsidian. Poi per il resto effettivamente cosa è mancato stasera? È mancato il nuovo gioco degli Inxile, che però probabilmente non l'hanno annunciato perché a fine agosto esce Wasteland 3, sempre sviluppato dagli Inxile, quindi probabilmente prima pubblicano quel gioco e poi annunceranno il loro prossimo titolo per non distogliere l'hype, quindi ci sta che non sia ancora stato svelato. E poi oggi non abbiamo visto purtroppo i Jovem Pies 4, però è importante notare che a fine conferenza il capodivisione di Xbox ha dichiarato che vedremo altre conferenze, altri Xbox Game Showcase come questo. Quindi entro fine anno ce ne sarà sicuramente almeno un altro, e secondo me nel prossimo evento, nella prossima conferenza streaming, vedremo anche Jovem Pies. Intanto io dico, ragazzi, avevo profetizzato Fable e il ritorno di Fable c'è stato, quindi vedete, bisogna aver fiducia, bisogna credere.
Con questo, ragazzi, direi che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo seguito la conferenza Xbox, tutta quanta, una conferenza tutto sommato soddisfacente, magari non clamorosa, pazzesca, trascendentale, però sicuramente un'ottima conferenza, anche con un buon ritmo, no? È molto brutto quando nelle conferenze si fermano a parlare, cazzeggiano. Poi intervistano gente sconosciuta, il pubblico, chi se ne frega, sti cazzi. Invece qui sono andati dritti al punto, hanno fatto vedere in 50 minuti 10-15 giochi. Quindi tutto sommato direi che non ci possiamo lamentare. Sembra molto interessante il futuro visto da Microsoft. Ovviamente restiamo in attesa di conoscere le date di lancio di entrambe le console e anche i prezzi, perché al momento non conosciamo il prezzo ufficiale né di Xbox Series X né di PlayStation 5, quindi ovviamente restiamo in attesa. Boh, ragazzi, questo è quanto. Io vi ricordo l'ultima volta di abbonarvi al nostro canale perché gli abbonamenti, ovviamente, l'abbonamento Twitch Prime, Amazon Prime va rinnovato ogni mese e siccome siamo in estate, sono scesi un po' gli abbonamenti, ci sta. Però, insomma, se potete, insomma, abbonatevi, rinnovate gli abbonamenti e noi torniamo live già stasera, non io, ma il buon Emberai. Emberai torna con una nuova puntata di Deus Ex, quindi prosegue il suo streaming nostalgia dedicato al grande immortale capolavoro pubblicato da Ion Storm nel 2000, giocato con il mod GMDX. E cosa volevo dire? Non mi ricordo, aspettate, il GMDX. Ah sì, stasera tra l'altro Emberai esplora le catacombe di Parigi, quindi comunque una sezione molto interessante del gameplay di Deus Ex. Quindi direi, voi ovviamente per tutte le novità restate sintonizzati, oltre che su Twitch anche su mmo.it, perché adesso io e gli altri ragazzi ci mettiamo al lavoro per pubblicare le news, quindi stasera sicuramente usciranno una bella marea, una bella carrettata di news relative a tutti i giochi che sono stati annunciati durante questa conferenza. Allora, transizione. Eccoci qua, schermo intero per salutarci, ragazzi. Quindi adesso io e gli altri redattori ci mettiamo al lavoro. Ovviamente, ci tengo anche a ringraziare i nostri redattori che ogni giorno svolgono un gran lavoro. Troverete tutte le news presto su mmo.it. Per tutto il resto, ci vediamo stasera con Emberai che prosegue Deus Ex. Grazie ragazzi per essere stati con me. Ricordatevi di iscrivervi, abbonarvi al canale e ci vediamo prestissimo. Restate sempre sintonizzati su mmo.it. Connessi, aggiornati, massivi. Grazie ragazzi e a stasera. Ciao!